Gentili colleghi, innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione che darete al tema che stiamo per affrontare in aula. Per due motivi. Il primo, perché le sensibilità su questo tema sono molto diverse. Io stessa sono consapevole di essere esposta in maniera forte su questo strumento, ma difendo strenuamente il diritto di chiunque, specialmente in quest'aula, di esprimere una posizione opposta alla mia. È quel tipo di dialogo che dà senso all'esistenza del Parlamento, sia esso statale o cittadino. Con questo testo, nessuno di noi è chiamato a giudicare lo strumento, ma a chiedere il termine di esso con la conclusione dello stato di emergenza. Vi ringrazio quindi per leggere questa mozione e affrontarla concentrandosi sul punto in questione. E vi ringrazio anche perché siamo tutti estremamente stanchi, come cittadini in primis, dopo 2 anni di tensioni continue e ora sollecitati dalla minaccia di una guerra di proporzioni mondiali. Quindi mi rendo conto che affrontare questo tema oggi è faticoso. Chi mi conosce sa il valore che, come voi colleghi, diamo all'aula consiliare, non solo di questa città, ma in generale di tutti i comuni. Ritengo che le amministrazioni comunali, rispetto alla struttura su cui si sorregge la nostra democrazia, siano la voce più vicina alla vita dei cittadini. Siamo insostituibili nel meccanismo democratico in quanto enti che più di tutti possono rilevare gli effetti delle scelte compiute a livello superiore, come regione o governo. È nostro dovere quindi, oltre alle tematiche prettamente amministrative, fornire un segnale agli enti superiori qualora necessario. E quale segnale si vuole quindi dare con questa mozione? Stiamo per esprimerci sulla richiesta al governo di abrogare le certificazioni verdi Covid-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza. Lo facciamo anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Consiglio dei Ministri, in cui il Premier ha anticipato una serie di tappe che riguardano l'utilizzo del Green Pass oltre il 31 marzo. Il decreto legge che è stato votato e presentato dal Consiglio dei Ministri entro 60 giorni dovrà essere votato in Parlamento per la ratifica, pena il suo annullamento. È quindi il momento esatto e più appropriato per dare un segnale alle istituzioni superiori. Un segnale che, indipendentemente dalle nostre opinioni personali sulla validità del Green Pass nella gestione dell'epidemia, credo possa concordare nel ritenere che uno strumento straordinario, introdotto e sostenuto da una motivazione di emergenza, uno strumento dall'innegabile impatto sulla società, non possa trasformarsi in uno strumento ordinario. Mi rendo conto che chiedo un grande sforzo, in particolare penso alle opposizioni, perché può essere anche letto come un gesto, diciamo, politicamente impegnativo. Siamo su fronti diversi. Personalmente non nego che a me piacerebbe, non per soddisfazione personale, ma per il tema, mi piacerebbe molto che si riuscisse a raggiungere un'unanimità. Rimetto ovviamente al voto di quest'Aula e ringrazio il sindaco a nome, diciamo, di tutti per poter discutere, poter avere l'occasione di discutere questo tema oggi. Grazie. Salve a tutti i nostri spettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra, il settimanale di Come Don Chisciotte. Per l'occasione abbiamo il piacere di avere ospite con noi la consigliera di Bassano del Grappa, Ilaria Brunelli. Ciao Ilaria, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, ciao ai telespettatori. Allora Ilaria, tu e il tuo comune siete balzati agli oneri della cronaca perché siete stati il primo comune in Italia ad opporsi alle politiche del governo Draghi, chiedendo con una mozione l'eliminazione del Green Pass successivamente allo stato di emergenza. Questo è un po' il tema centrale della puntata e lo approfondiremo in seguito. Ti chiedo però un attimo di presentarti, quindi di parlarci un po' di te e di come hai vissuto questi 2 anni di pandemia nel tuo comune.
Io sono una consigliera di una lista civica, pertanto a Bassano, diciamo, occupo un ruolo in consiglio dalla parte della maggioranza in coalizione con altre forze di centrodestra, in particolare Lega e Forza Italia. E, a Bassano siamo andati al governo a giugno del 2019, quindi qualche mese dopo sono iniziate, diciamo, è iniziato quello che è diventato, insomma, questi 2 anni di pandemia con, diciamo, io le definisco alcune fasi. C'è stata una prima fase, quella proprio dell'emergenza vera e propria, dove ovviamente si prendevano le misure con qualsiasi cosa e progressivamente la mia aspettativa personale sarebbe stata quella di arrivare a una gestione della pandemia, mentre invece devo dire la verità che siamo rimasti nel tema dell'emergenza, per cui è 2 anni che noi, anche come comune, viviamo sollecitati continuamente da adempimenti, obblighi che sono, diciamo, variabili, impattano in maniera molto forte sulla vita di una città e il comune si trova ad essere, diciamo, l'esecutore di queste regole spesso confuse, diciamo molto spesso affollate, quindi si alternano in maniera molto variabile anche nel corso di settimana in settimana. Ci sono state proprio anche delle, in questo gennaio, insomma, in questo inverno recente, ci sono stati dei momenti in cui le notizie ovviamente cambiavano ogni settimana quasi, e il comune si trova a essere l'interfaccia più vicina ai cittadini ed è anche quella che deve eseguire e far eseguire queste regole. Pertanto, i comuni credo che siano, diciamo, l'organo che più di tutti si è accorto della pesantezza di questi 2 anni proprio a livello di vita, sia dei cittadini che di imprese, che di giovani, che di nuclei familiari. Ecco, allora tu hai presentato in consiglio una mozione per chiedere ufficialmente al governo di abolire l'utilizzo della certificazione verde Covid, conseguenzialmente alla fine dello stato di emergenza. Allora ti chiedo quali sono le motivazioni che ti hanno spinta a proporre questa mozione? Beh, allora, prima di tutto, sono la prima firmataria, ma non sono l'unica. Con me ha firmato anche il gruppo Lega e anche altri 2 consiglieri ed è stata una mozione che è stata votata in maniera trasversale a tutta la maggioranza. Poi in realtà io avevo cercato anche di avere i voti della minoranza, però non è andata come avrei voluto. Riguardo le motivazioni, semplicemente io ho cercato di interpretare il sentimento della città, nel senso che, e così secondo me dovrebbero fare tutti i comuni, nel senso che le persone in generale sono estremamente stanche di questa gestione, continua, emergenziale e soprattutto del prolungarsi di misure di restrizione. Che però non combaciano con la chiusura dello stato di emergenza. Di fatto si sta creando una situazione molto anomala per cui gli strumenti che sono stati introdotti e sostenuti da una motivazione eccezionale continuano ad avere vita propria senza che esista questa motivazione eccezionale. E quindi personalmente io la vivo come una presa in giro da parte delle istituzioni perché se lo stato di emergenza è finito, non vedo perché debba continuare uno strumento di così alto impatto nella società come il Green Pass. E poi nella vita pratica, le persone sono estremamente stanche di dover, essere sottoposte a questi trattamenti ancora ora, che tutto sommato anche diciamo, la situazione è profondamente cambiata dal 2020. Pertanto, diciamo che io ho fatto un gesto sia di sensibilità nei confronti di quella che è comunque il comune sentire e sia di principio per quanto riguarda il mio ruolo di consigliera, perché ritengo che chi ricopre un ruolo nelle istituzioni deve restituire agli enti superiori
i segnali di ciò che accade in mezzo alla città e soprattutto deve dare un segnale di, diciamo, di rientrare nei ranghi al governo, perché il governo si è effettivamente allargato oltre i suoi stessi confini. Pertanto io penso che sia doveroso come amministrazioni dare un segnale forte e democratico al Parlamento e al governo che adesso si trovano a dover ratificare questo Consiglio dei Ministri, questo decreto dei Ministri. Ecco, tu giustamente dici, è importante che le amministrazioni vicine ai cittadini poi interpretino quella che è la volontà della cittadinanza, del popolo che amministrano, un popolo che, è stanco di queste, continue verifiche circa il proprio stato di salute attraverso questo Green Pass che va a totalizzare quello che è il controllo dello Stato sui cittadini stessi. Durante il dibattito che c'è stato, prima del voto sulla mozione che tu hai presentata, come invece quali sono state le posizioni espresse da coloro che invece hanno votato contro, la mozione presentata da te e dagli altri consiglieri? Ma allora le posizioni sono state molto, diciamo, stringate e di fatto sono riassumibili in questo concetto. Siccome il governo sta già pensando a dismettere lo strumento, allora è completamente inutile che noi votiamo questa mozione. In realtà è profondamente sbagliata questa posizione. Innanzitutto perché il Parlamento deve ancora ratificare il decreto, pertanto esiste proprio un momento politico nel quale adesso è particolarmente opportuno fare pressione politica su coloro che andranno a ratificare questo decreto, che al di là del principio diciamo della trasformazione del Green Pass in uno strumento ordinario, che è un principio gravissimo secondo me, contiene anche una serie di altre aberrazioni e quindi è un decreto che secondo me ogni amministrazione dovrebbe invitare i propri rappresentanti, i propri parlamentari a bocciare in aula parlamentare. Ed è profondamente sbagliato anche perché chi di fatto accetta la roadmap di dismissione sta implicitamente accettando la trasformazione del Green Pass in uno strumento ordinario, che pertanto non finisce di esistere il giorno stesso in cui finisce lo stato di emergenza, ma prosegue e ha appunto vita propria in maniera così sfumata anche oltre il 31 marzo. E pertanto io l'ho trovata una motivazione molto inadeguata dal punto di vista di rappresentanti politici. Poi, dopo, devo dire la verità che secondo me non so nemmeno se c'era una volontà vera forse erano più, diciamo, prese di posizione che nascono dal fatto che si occupano luoghi diversi all'interno del Consiglio, quindi maggioranza e opposizione. Io avrei preferito una visione un po' più alta, sul principio e quindi un accordo su di quello, perché in fondo io penso che i miei colleghi in consiglio non erano in realtà così contrari a questo principio basilare. Forse è anche per questo che tu hai fatto un bellissimo discorso di apertura prima del voto, invitando all'unanimità, che però purtroppo non c'è stata, come dici tu, per queste posizioni acriticamente già prestabilite di maggioranza e Esatto. opposizione, che in realtà non vanno a interpretare poi la volontà dei cittadini stessi. Ti chiedo, effettivamente, cosa vuol dire che un comune si opponga all'utilizzo del Green Pass successivamente allo stato di emergenza? Ma allora, è un segnale politico, essenzialmente è questo. Il comune non è un organo che può legiferare, quindi quello che possiamo fare noi è dare un segnale di ritorno alle istituzioni superiori. Ed è su questo tipo di meccanismo che si fonda la nostra democrazia. Quindi gli organi superiori e fino ad arrivare, diciamo, ai comuni sono collegati da questo obbligo, diciamo, di dover trasferire anche i segnali, le informazioni e dare, come dire, delle indicazioni in questo caso. Un'indicazione molto forte che è quella di fermare questo decreto e in questo caso bocciarlo in aula adesso che arriverà in Parlamento. Di fatto Bassano,
a parte che è, diciamo, l'ottavo comune del Veneto, non è propriamente una piccola città, però è ovvio che non basta il segnale di Bassano. È stato molto particolare la rilevanza che ha avuto il nostro gesto, che onestamente non ci aspettavamo nemmeno noi, perché lo abbiamo scoperto in seguito di essere stati il primo comune ad aver fatto una mozione di questo genere. C'erano stati in realtà nei mesi scorsi altre amministrazioni che avevano dato dei segnali di discordanza nei confronti del Green Pass, ma il nostro è una mozione di tipo diverso, cioè mette d'accordo anche coloro che fino ad ora il Green Pass lo hanno difeso in qualche maniera, perché non giudica lo strumento in sé, ma chiede di concordare sul fatto che appunto uno strumento di emergenza deve finire con lo stato di emergenza. E il fatto che abbia avuto tale risonanza in tutta Italia ha fatto sì che ci siano stati altri comuni che si sono informati, che hanno contattato per avere la stessa mozione per poterla presentare altrove. Io adesso vi posso dire che la stessa identica mozione, leggermente diciamo adattata, è stata presentata anche nel capoluogo di provincia, quindi a Vicenza, non è stata ancora votata, ma è stata depositata dalla maggioranza, pertanto insomma fatta propria anche dalla squadra del sindaco, ecco. E viene in queste settimane qua, è in lavorazione, diciamo, presso diversi comuni del Trevigiano. E a Tombolo, sempre un comune padovano, è stata presentata, è stata votata positivamente anche in Sardegna, in un piccolo comune del Cagliaritano. E insomma, ecco, vi ho dato alcuni esempi di quelli che mi vengono in mente adesso, però per dirvi che i segnali sono stati veramente tanti, e quindi vuol dire che c'è necessità per i cittadini, ma anche per gli amministratori, di fare il proprio dovere, di dare un segnale e di far parte, diciamo, di questa macchina che fino ad ora i comuni li ha solamente utilizzati, non li ha mai interpellati. Anche perché poi senza queste istituzioni intermedie fondamentali c'è un distacco tale tra la politica e i cittadini che sembra che qualsiasi decisione venga presa poi dal governo sia frutto di una volontà popolare, che invece, come tu giustamente ci stai dicendo, non è così. Ci sono molti comuni che si stanno opponendo, che stanno rompendo con la narrazione, e noi siamo felici di ascoltare queste tue parole. Ti posso chiedere come è cambiata, diciamo, il punto di vista del tuo comune, di Bassano del Grappa, nel momento in cui questa mozione è stata votata favorevolmente? Hai visto nella cittadinanza una voglia diversa di riappropriarsi del fare politica? Ma guarda, io ho la fortuna di abitare in una città che è veramente molto viva. I segnali da noi sono sempre arrivati, nel senso che noi abbiamo avuto le piazze piene ogni weekend praticamente da ottobre. E questo dà la misura del fatto che la città era molto in fermento, ok? Per cui, tra virgolette, per noi è stato abbastanza facile intercettare questo volere, perché effettivamente era anche manifesto, e non ci sono solo le persone che scendono in piazza, c'è anche una stanchezza generale in coloro che magari in piazza non ci vanno, ma che comunque poi in confidenza nel negozio, nell'ufficio, nella palestra ti confidano che insomma questa gestione ormai è arrivata veramente a stremare le persone. E poi ci sono segnali forti, l'abbandono sportivo è una cosa che credo in tutti i comuni sia misurabile. E abbandono sportivo vuol dire meno giovani che fanno sport, che sarebbe una di quelle attività che fanno crescere bene la società. Pertanto noi ci stiamo anche mettendo nelle condizioni di avere problemi anche in futuro, se continuiamo questo tipo di gestione che diciamo impedisce per esempio ai ragazzi di avere delle attività sane, di poter fare socialità, di poter, ecco, essere tranquilli anche nell'istruzione, in tutte le parti che poi andranno a comporre un cittadino sano, ok, positivo, uno che farà, che costruirà positivamente la società. Quindi diciamo che la percezione a Bassano del Grappa era piuttosto vivida. Ovviamente poi la soddisfazione, io penso, anche dei cittadini,
non solo, ma anche dell'amministrazione stessa, ovviamente, di vedere il nome della città rimbalzato in Italia come esempio positivo di democrazia e insomma di un segnale che fa bene alla società. Ecco, io penso che abbia fatto piacere un po' a tutti. Certo, immagino assolutamente. E, anzi, sono contento di sapere che anche queste realtà, che non sono realtà grandi, io, se noi in Napoli vivo in una grande città, mi stai confermando che da ottobre scendono in piazza ogni weekend per manifestare il proprio dissenso verso questa gestione dell'emergenza del governo Draghi. Ti posso chiedere, allora, a questo punto colgo la palla al balzo, un tuo commento sul governo Draghi, su quello che è stato e su quello che sarà, visto che comunque questa gestione continua a rimanere una gestione votata all'utilizzo del Green Pass. Tu giustamente hai parlato dell'abbandono sportivo dei giovani, di problemi anche per quanto riguarda le strutture scolastiche, quindi tutto ciò che riguarda la vita attuale e futura della nostra nazione. Allora, un tuo commento al riguardo. Ma allora, adesso io parlo proprio a titolo strettamente personale, perché ovviamente nel momento in cui parliamo della mozione vi posso riportare appunto un'unità di intenti da parte della maggioranza, che io ho anche ringraziato, perché è stato grazie ovviamente al voto di chiunque che è stato possibile non solo presentarla ma votarla positivamente, perché era quello lo sforzo e diciamo l'impegno. Per quanto riguarda il parere, diciamo, sul governo, parlo a titolo personale. Draghi io l'ho sempre ritenuto una persona sovrastimata. Non lo ritengo un bravo politico, perché lui non lo è semplicemente un tecnico, e un tecnico che è, diciamo, esperto in determinati argomenti. Pertanto la sua figura adesso è altamente inadeguata, e lo si vede non solamente dalle ultime uscite, che io giudico imbarazzanti dal punto di vista della, diciamo, di un'istituzione, proprio non onorevoli, ecco, dal punto di vista di un'istituzione, ma si era distinto anche in passato, mi ricordo, per un'affermazione che io avevo ritenuto gravissima, perché poi si è dimostrata quella che non era, e cioè che il Green Pass garantiva la sicurezza di non essere contagiati, siccome le informazioni a riguardo sul fatto che il Green Pass non poteva dare questo tipo di tutela, perché non era una garanzia di negatività. Queste affermazioni fatte all'epoca da un'istituzione di alto livello così hanno costituito, diciamo, anche una modifica dei propri comportamenti, pertanto secondo me aggravando quelli che potevano essere anche i contagi, e soprattutto anche una inasprimento delle relazioni sociali, per cui io considero altamente responsabile il governo Draghi della frattura della società che noi oggi ci troviamo a dover curare. E ci sono famiglie spezzate, ci sono relazioni spezzate, ci sono rapporti tra dipendenti e imprenditori spezzati, tra ragazzi e allenatori. Ecco, tutto questo noi del comune ce ne accorgiamo, perché dopo sono problemi che si traducono in cose concrete, e di questa frattura profonda e nella quale bisognerà impegnarsi a sanare, io ritengo responsabile, molto responsabile, il governo Draghi. Il fatto di voler continuare adesso con lo strumento del Green Pass non è altro che una nuova esasperazione assolutamente inutile, utilizzata forse per far sentire ancora la pressione, ancora il potere, il controllo, ma io questo tipo di atteggiamenti dalle istituzioni superiori io lo trovo molto grave, ed è il motivo per cui la nostra mozione nel suo piccolo fa clamore, perché è uno dei pochi segnali istituzionali, non diciamo le piazze, ma che provengono da un comune, di, diciamo, chiaro dissenso nei confronti, per esempio, di questo proseguimento dello strumento oltre lo stato di emergenza. Ilaria, invece, per quanto riguarda quelle che sono le nuove realtà politiche che stanno sorgendo, che comunque sono sorte e si sono sviluppate in questi 2 anni in contrapposizione alle politiche del governo Draghi,
Qual è il tuo pensiero anche in vista poi del 2023 che ci dovranno essere le nuove elezioni? Ma allora è assolutamente un fenomeno sano e anche comprensibile, perché in questi due anni la popolazione si è decisamente scollegata dai rappresentanti che adesso abbiamo al governo, e pertanto era ovvio che non trovando un dibattito vero e proprio, quindi una rappresentazione delle diverse sensibilità a livello di governo, di Parlamento, eccetera, era ovvio che questa necessità sfociasse poi nella creazione di altri, diciamo, di altri partiti, di altri contenitori dove possano confluire tutte queste sensibilità disilluse. Quello che posso dire ovviamente adesso è, a quello che vedo, è tutto molto frastagliato, molto c'è molto fermento, e quello che serve ovviamente è una coesione, un'organizzazione, perché ovviamente sarebbe un peccato che queste forze poi andassero a subire, diciamo, il frazionamento oppure l'indebolimento per il fatto di non essersi magari, di non aver magari trovato una forma per poter essere anche efficaci dal punto di vista della rappresentatività. Penso che ci sia il tempo giusto anche per seminare correttamente. Io do questa indicazione, diciamo, da amministratrice di città. Comprendo lo sforzo di voler creare qualcosa, deve essere uno sforzo che va oltre, diciamo, la semplice reazione sulla base di un punto. Deve essere l'occasione per riflettere su un nuovo modo di rappresentare i cittadini, con dei valori che evidentemente non sono stati rappresentati questi due anni. Quindi in particolare nel rapporto tra libertà individuali e Stato bisognerà mettere a fuoco dei punti che caratterizzano queste nuove formazioni politiche, in maniera da poter essere effettivamente valide non solo ora, perché nascono da una reazione, ma che possono essere effettivamente sane ed efficaci anche in futuro, con una nuova modalità di rappresentazione anche in Parlamento. In questo momento vi posso dire una riflessione che ho fatto io: troviamo comunque moltissime diciamo sensibilità politiche che in ogni caso difendono la prevalenza dello Stato sull'individuo, per cui in temi come quello della vaccinazione obbligatoria, del Green Pass, dell'ipercontrollo, noi abbiamo avuto troppo silenzio in questo caso. Invece noi avremo bisogno di rappresentanti che si battono per il contrario, per i diritti dell'individuo, per uno Stato che si fa piccolo nei confronti del cittadino, ricordandosi che è dal cittadino che proviene lo Stato e non deve essere lo Stato che prevarica il cittadino. A conferma che poi la sovranità appartiene al popolo, e quindi è giusto che il popolo si riappropri di quella voglia di fare politica, di interessarsi alla politica e di trovare la giusta rappresentanza per quelle che sono le istanze. Sono d'accordissimo. Ilaria, ti ringrazio di essere stata nostra ospite, di averci raccontato della tua esperienza, e soprattutto ti ringrazio per il coraggio che voi avete dimostrato lì a Bassano, che è stato un esempio, come ci hai raccontato, per tutti quanti noi. Io spero che sia un esempio che poi verrà appunto imitato, spero di vedere altri comuni, altre amministrazioni che si esprimono in questa direzione, perché vorrebbe dire che il popolo sta facendo il suo dovere. Assolutamente. Ancora grazie mille. Grazie a te e grazie a tutti voi. Un saluto a tutti i nostri spettatori.